Quali sono le dimensioni dell'infezione da HCV, quindi dell'epatite C, all'interno del sistema penitenziario italiano? Cosa si sta facendo per sconfiggere questo problema, visto che oggi ci sono delle armi molto potenti, anche molto rapide nella loro azione, e quali sono le attività in generale di sensibilizzazione delle persone affette dalla malattia che si trovano all'interno degli istituti penitenziari? L'abbiamo chiesto a chi questo mondo lo conosce molto bene, perché ci lavora da tanti anni, al professor Sergio Babudieri, che abbiamo incontrato qui a Roma nel corso del congresso annuale della SIMSPE, la Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria. Professor Babudieri, innanzitutto, quali sono le dimensioni del problema HCV all'interno delle carceri italiane? Lo scorso anno nei 190 istituti penitenziari italiani sono transitate oltre 100.000 persone. Le nostre stime parlano di oltre il 35% di persone anti-HCV positive, di cui un buon 70% è anche viremico e quindi da sottoporre alle terapie antivirali. Si tratta di una massa di persone orientativamente intorno ai 25.000 persone e quindi con i nuovi farmaci altamente attivi, in cui praticamente il 100% di queste raggiungono la guarigione, e il breve tempo di terapia, 8 massimo 12 settimane, ovviamente il carcere è un ambito straordinario per poter arginare l'infezione e aggredire i serbatoi della malattia, che ricordo sono solo umani. Come mai c'è questa incidenza e prevalenza molto più elevate rispetto alla popolazione generale? L'infezione c'è già da prima, si può contrarre nelle carceri? Ecco, qual è il quadro, professore? Naturalmente il carcere è un concentratore di patologia innanzitutto sociale, e quindi concentrando persone socialmente marginalizzate con comportamenti a rischio maggiori rispetto alla popolazione generale, la concentrazione avviene perché entrano in carcere persone che già sono malate. Ovviamente, essendoci un'alta prevalenza all'interno del carcere, il rischio di contrarla durante la detenzione, quindi di acquisire una malattia che certamente non è una pena dovuta o comminata dalla giustizia italiana, che è esclusivamente la privazione della libertà, è un evento che può accadere. E oggi il nostro compito è esattamente quello di riuscire a contenere questa epidemia. Professore, qui nel congresso sono stati presentati diversi esempi di best practice, di azioni appunto volte all'eradicazione della malattia. Ecco, ci fa appunto, ce ne racconta qualcuno che le sembra più interessante? La nostra Società di Medicina e Sanità Penitenziaria propone tutta una serie di progetti in diverse regioni italiane di microeradicazione dell'epatite C, cioè microeradicazione nelle diverse sezioni detentive, che normalmente sono tra le 30 e le 40 persone. Significa andare con i test rapidi di diagnostici, che sono orali sostanzialmente, quindi non invasivi, a educare nucleo detentivo per nucleo detentivo le persone, capire quelle che sono positive, alle positive fare la diagnosi e la stadiazione e infine trattarli il prima possibile, in modo che poi quella sezione sia HCV free e chi vi entra nel futuro abbia scongiurato il rischio di contrarre la malattia. Ecco, in questo sforzo immagino che i nuovi antivirali ad azione diretta, come ha spiegato lei, potenti, efficaci e soprattutto molto veloci, hanno un ruolo importante. Ecco, cos'è cambiato con l'avvento di questi farmaci, professore? Oltre la metà della popolazione detenuta ha meno di 40 anni, tra gli stranieri addirittura oltre il 70% ha meno di 40 anni, quindi bassa età significa tempo di malattia breve e quindi pochi pazienti che hanno una evoluzione della malattia verso la cirrosi, quindi più facilità al trattamento. È evidente che con questi farmaci altamente attivi e i tempi brevi di terapia è un'operazione che prima era impensabile da fare, oggi invece c'è la possibilità reale di ridurre i serbatoi di malattia all'interno di questo ambito. Professore, riusciremo ad avere l'intero sistema carcerario HCV free oppure è, diciamo così, un obiettivo che nel breve medio termine non è raggiungibile? Non è raggiungibile nel breve medio termine, perché facciamo l'esempio mio personale: io lavoro al carcere di Sassari con oltre 450 detenuti, verosimilmente 120 hanno questo problema. In che modo da solo io con un altro collega possiamo trattare contemporaneamente 120 persone? Moltiplichi questo per 190 istituti penitenziari e si renderà conto della massa di lavoro che c'è da affrontare, e che ovviamente non è umano farlo nel breve o nel medio periodo, sul lungo periodo forse. Senta, un messaggio al mondo politico: se qualcuno ci ascoltasse, delle persone che può decidere, che cosa gli chiederebbe?
Già oggi in tutte le regioni è costituito un osservatorio regionale per la tutela della salute in carcere. È necessario avere un osservatorio nazionale che coordini tutte queste attività, verosimilmente all'Istituto Superiore di Sanità. Noi da anni come società chiediamo questo e a livello politico segnaliamo come sia fondamentale un coordinamento centrale di tutte le attività sanitarie, anche se i sistemi sanitari sono regionali e quindi devono per legge vivere della propria autonomia. Ma su un ambito così delicato è fondamentale averci un coordinamento nazionale.